Matteo Sterbini, forzasangio.it. Non siamo allo stadio, non siamo al palazzetto, ma siamo a casa mia, nella residenza Sterbini, della grossa famiglia Sterbini. Questa è camera di Matteo. Si nota anche le Pringles sullo sfondo, perché Matteo Magna. Qui c'è tutte le foto, vedete, con la famiglia. Mi ha autorizzato Matteo, non è che sto rubando niente. Qui c'è i trofei dell'Inter, io c'ero. A Madrid, la bandiera. A Madrid, quella bandiera, la bandiera, perché ricordiamo che Matteo ha anche presenziato la finale, insomma, di Coppa Campione di Madrid, datata 22 maggio 2010. Sì, lo sai, non è che mi interessi più di tanto. Poi posso prendere un attimo in mano la situazione. Sì. Dimmi. C'ho le foto con il Papa. Ah, è vero. Lassù. La foto del Papa. C'ho i miei concerti. La foto del Papa, la vediamo. Ogni tanto vado a vedere qualche concerto. Qui c'è il concerto, avvinghiato a qualche donna. E quando mica è vero, quello purtroppo... Quello le ho Massimo visto. Ormai è finita. Quello, è finita. È la tua epoca è finita. È la mia, sì. Ma anche fortunatamente aggiungerei, perché io sono sentimentalmente molto legato. E poi c'è la foto con il mio... Che è Baglioni. I tuoi di sempre, che è Baglioni, che è il mio cantante preferito. Ho iniziato a cantare con lui. Ho iniziato a cantare con lui. Hai provato? La prima canzone ho cantato una sua a Formentera nel 94. E da lì è partito tutto, non ho più smesso. Senti Matteo, allora, a parte questo excursus che abbiamo anche fatto con piacere, quindi camera tua, d'accordo? Noi siamo qui per un motivo ben preciso, perché l'intervista che andrà di venerdì, quindi andrà di venerdì, quindi fra qualche ora, diciamo così, il sabato, l'articolo già è pubblicato, però ti dico che questa intervista andrà venerdì, quindi il giorno dopo di venerdì, sabato, c'è un appuntamentone al palazzetto, un appuntamento importantissimo al pallone, quindi al mi hai detto Massimo, bisogna fare un video intervista per fare un appello. Sì, allora tempo tutto quello che vuoi, sabato ora, sì, alle ore 16 c'è al pallone il derby, pallone di Piazza Palermo a San Giovanni, ricordiamocelo, perché non ci seguono solo da San Giovanni, sì, quindi è un derby importante tra Orto San Giovannese e Atlante Grosseto. Sì. Atlante Grosseto, che mi diano è la favorita per andare in A2, sì, che è una squadra con un tasso tecnico importante. C'hanno anche i brasiliani, mi hanno detto, sì. Hanno tre brasiliani e poi hanno i capoanni della regione, che è Bert Lorenzi. Questo lo sai te, perché io di calcio a 5 ne so quanto l'arabo. Ai tempi del Pisa ci ha fatto impazzire. No, in effetti è un grande giocatore. Però io guardo alla mia squadra, certo, avevo detto io tre settimane fa, eravamo allo stadio, sì, e ho detto, ora noi abbiamo due partite in casa, sì, e mi capirebbe fare 6 punti. Tre sono stati fatti, ma... di quello ne parleremo dopo, perché sì, ho da dire delle cose. Sì. E ora c'è questo Grosseto, no? Sabato è dura, è difficile, ma non è impossibile, ragazzi, perché siamo partiti bene, la squadra c'è, perché la squadra è competitiva, e stiamo iniziando anche a giocare bene anche in casa, perché sabato abbiamo fatto un secondo tempo da grande squadra e da ottimi livelli, e in Serie B difficilmente si vedono, anche per il tasso tecnico, perché noi non abbiamo una squadra costruita per vincere il campionato, che... anche perché il Poggi Ponzi aveva dei giocatori che a parte Righeschi, che sì, lo avevamo tutti, Chiarigheschi, certo, Valdarno lo conosco, lo tutti, certo, avevano Ronnini, che anche lui venne dal
dal Pisa, che è andato a Pisa, sì, ed è un grande suonatore, sì, te li do, l'ha messa male, perché a 5 minuti dalla fine perdi 4-2 in casa. Anche meno mi risulta, meno sì, di 5 minuti. Vabbè, comunque va bene. Ascolta, vogliamo tornare, poi chiudiamo, semmai, sul discorso della partita proprio di sabato scorso, perché purtroppo insomma è arrivato questo infortunio di Righeschi, al quale tu sei molto legato, soprattutto da un vincolo amichevole dalle scuole, mi dicevi, sì, no? Sì, dall'asilo. Dall'asilo, dall'asilo, addirittura dall'asilo. Figurati. Poi, come tutti, succede dopo le elementari, vabbè, uno c'è, certo. Infatti. E ho cominciato a seguirlo da Trenova, perché c'erano dei tedeschi che la futsal, sì, lo stavo seguendo, certo, e mandavano me a vedere partite su a Trenova, certo. E quindi che mi vuoi dire su questo episodio? C'è poco da dire. No, c'è poco da dire. Io ancora a ripensarci ho brividi, perché tu eri lì presente. Lì presente. Però sono da togliermi due sassolini dalle scarpe, sì, perché io non so se dove eri, Massimo, ma sì. Prima di ogni partita io faccio l'urlo. Certo. E sono in campo. Certo. Io dopo l'infortunio che è successo a lui, io volevo andare a vedere che è successo, perché insomma, sì, io, sì, io mi preoccupavo. E mi hai detto, è l'arbitro? L'arbitro mi ha mandato via. Però mi preoccupavo. E mi dice una cosa, scusami Massimo, ma se l'arbitro mi ha mandato via. Sì. E allora mi demanda via anche... Al momento del lutto mi ne manda via. E lo so, ma si vede Matteo. E poi secondo Sassolino, Matteo, scusa, tanto che almeno arriviamo secondo il primo Sassolino dell'arbitro, che insomma ha fatto, vabbè, questa scena da censura. L'arbitro questo qui poteva benissimo risparmiare. Sì. E il secondo Sassolino? Sassolino io... No, Diego Sassolino è una piccola critica. Sì. In tutte le partite di carta 5 in dove sono andato, sì, perché io dal 2008 a oggi, sì, ho avuto la fortuna di girare, certo, di vedere le partite e di andare in trasferta, certo, e ho sempre visto che c'è il pubblico, sì, e la misericordia, sì, in tribuna. Mi ha detto sono stati un po' lenti. Sono stato un quarto d'ora di attesa, sì. L'eroe era in terra, sì, e sì, la somponanza era... non era presente. Ora mi chiedo una cosa, scusatemi tanto, ma sì, io questa cosa è una cosa, certo, che vi devo dire. Il regolamento dice che in un campo di calcio e di calcetto ci deve essere una somponanza per forza, a prescindere, sì, perché se succede casino, se succede un infortunio, un infortunio a Righeschi, ma anche più grave, un livello cardiaco, appunto, ma è la somponanza deve essere la prima a venire in campo, a soccorrere, a venire in campo, certo. Ora Righeschi ha avuto un infortunio grave e non rischia la vita, ma se lui rischiava la vita, ti faccio un esempio, fosse stato a rischio, sì, e la somponanza non veniva, chissà a quest'ora cosa eravamo a parlare. Era la sera, quindi io chiedo una cosa e poi si chiude. Sì. In tutte le partite della futsal, sì, io lo vedo allo stadio, cioè c'era mesiorda sempre, mesiorda. Questo spetta soprattutto alla futsal, però, a chiedere questa ambulanza. Ok, ma io è un appello che faccio. Dimmi. Io vorrei più sicurezza anche alle partite. Nei palazzetti. Anche alle partite. Perché non è possibile che un intervento di gioco
bevuto anche tu vuoi, certo, ma una comunanza è un deve stare un quarto d'ora ad arrivare, una comunanza deve essere deve presente essere lì subito, perché giusto così uno dico perché ma anche un solo tifoso può averne bisogno, l'ambulanza non c'è, per esempio se vediamo caso un tifoso in tribuna si sente male, esatto, e che succede? No, l'ambulanza deve stare un quarto d'ora lì aspettare. Allora Matteo, queste due sassolini te li sei tolti, l'appello giustamente aggiungo io l'hai fatto, perché si parla di cose serie, non di cose frivole. No. L'ultima cosa, 10 secondi Matteo, invita per domani tifosi allo stadio, ma 10 secondi che sono 10. Allo stadio, scusami, no. Al palazzetto. Allora, abbiamo bisogno di voi, assolutamente, perché ci credo. Sì. E questa partita io la voglio vincere, anche perché, come di Grosseto, è sempre, sai, sia nel calcio a 11 che nel calcio a 5, è sempre molto sentito. E poi ho detto, e poi ripeto, sono primi, è una bella squadra, è vero, ma non è impossibile. Grazie Matteo, ciao alla a tutti, prossima. Foto Sangio. Sempre comunque.